video. Come vedete oggi sono finalmente nella cucina nuova, spero che vi piaccia la mia nuova postazione, poi con l'inquadratura pian piano cercherò di sistemarla al meglio. Oggi sono qui per mostrarvi una ricetta velocissimissima per creare il pesto alla genovese fatto in casa. Ci tengo a precisare in questa introduzione che il mio non è un pesto alla genovese nel vero senso della parola, perché appunto so che il pesto alla genovese ha tutte delle caratteristiche particolari, per cui se non ha tutti quegli ingredienti in quel dosaggio non si può definire in questo modo. Io lo definisco un pesto fatto a modo mio ed è più che altro fatto di basilico, pinoli, un po' d'aglio e olio. Quindi un pesto veramente semplice, che però secondo me è molto buono, soprattutto perché a me non piace sentire appunto nel pesto tanto il gusto dell'aglio, ma preferisco sentire più il gusto del basilico. Noi abbiamo parecchio basilico perché appunto durante l'estate ne piantiamo parecchio e quindi poi quando lo andiamo a tagliare a fine estate realizziamo diversi vasetti e quindi li mettiamo via per l'inverno semplicemente congelandoli in freezer. Viceversa, se volete semplicemente fare una sera la pasta al pesto e avete anche poco basilico, con questa ricetta basta che mettete tutto nel mixer, tritate e in pochi minuti avete il vostro pesto per condire la pasta. Niente, io adesso vi lascio al tutorial, così potete vedere tutto il procedimento per realizzare questa ricetta veloce del pesto a modo mio. Per preparare questo pesto ci occorrono del basilico, dell'olio di oliva, del sale fino, dei pinoli e uno spicchio d'aglio. Iniziamo lavando molto bene il basilico. E asciughiamolo altrettanto bene con una centrifuga per insalata. A questo punto tritiamolo un po' alla volta nel mixer. Non preoccupatevi se non resta finissimo, perché lo ripasseremo ancora in seguito. Allo stesso modo tritiamo dei pinoli, nel mio caso 25 grammi, e un po' d'aglio, nel mio caso un quarto di spicchio. Aggiungiamo di nuovo il basilico. Un pizzico di sale e l'olio di oliva e tritiamo il tutto.
Non ci resta ora che invasare il nostro pesto. Se lo consumate nel giro di qualche giorno, potete conservarlo in frigo. Se invece ne fate parecchi vasetti e volete metterlo via per l'inverno, sarà sufficiente farlo congelare nel freezer per utilizzarlo al momento opportuno. Ed ecco qui il nostro pesto pronto per condire una buona pasta asciutta. E che vi sia stato utile, fatemelo sapere con tanti commenti qui sotto e con un like. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale così non vi perderete nessuno dei miei nuovi video. E noi ci vediamo al prossimo video.